Adesso ci occupiamo di politica, lo vedete in collegamento e lo ringrazio, il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina. Buongiorno, segretario. Buongiorno e grazie. E allora, parliamo della polemica sollevata dal sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani subito dopo il primo turno, il voto alle amministrative di qualche giorno fa, insomma, scrutinio che ha sollevato qualche polemica, segretario, con il primo cittadino che l'ha attaccata in maniera diretta chiedendone le dimissioni. Lei come replica a quelle accuse? Tanto vi ringrazio, vi faccio i complimenti per il servizio che ho appena ascoltato perché parla proprio delle cose di cui ci dobbiamo occupare, la ripresa, il rilancio, la tutela della sanità e della salute dei nostri cittadini, i complimenti che oggi ci vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono molto importanti, ma il Recovery Fund, forse 300 miliardi tra le diverse misure per la ripresa e la rinascita del Paese, sono la nostra principale preoccupazione, quindi ho ascoltato con molta attenzione le parole del servizio precedente. Ma Luciani dice di non essere un iscritto al PD, ma di essere un simpatizzante. Non è né un simpatizzante e né un amico, altrimenti non farebbe polemiche idiote nel pieno di una campagna elettorale. Gli ho proposto di confrontarci subito dopo, in diretta, ma insiste, quindi c'è bisogno di rispondere non per me, per le cose che dice a me, ma per le persone che cita. D'altra parte, noi siamo in piena campagna elettorale, soprattutto Ferrara. A Chieti ha la possibilità di diventare sindaco, ne sono certo, ha avuto una bellissima performance e quindi io penso che questo sia il tempo non delle polemiche ma del combattimento. Però innanzitutto il PD, proprio per il fatto che stiamo parlando del ballottaggio e della campagna elettorale, è vivo e vegeto, mentre invece Luciani, che è a fine corsa come sindaco, si agita perché è preoccupato del suo futuro, legittimo. Il mio consiglio è di dimettersi dalla sua ignoranza. E sì, perché lui parla di Avezzano non sapendo niente di niente, probabilmente passa solo da Avezzano solo quando in autostrada va verso Roma e non saprebbe distinguere Piazza Risorgimento da Piazza Torlonia. Dice che è la mia città, in realtà la mia famiglia è di Lugo di Marsi, io vivo tra L'Aquila e Rocca di Mezzo, per lavoro vado a Roma, ho l'ufficio da segretario a Pescara, ma va bene lo stesso, non sa niente, non sa nemmeno questo. Ma perché Avezzano si parla di un risultato straordinario del PD? Perché i mezzi di comunicazione hanno raccontato, quindi non è una notizia che do oggi, quello che è successo. È successo che un partito in cui Peppe Di Pangrazio, che è stato per 10 anni consigliere regionale, presidente del Consiglio regionale, che ha dominato, un mese prima lo ha lasciato per seguire la candidatura del fratello, e nonostante questo tutti si aspettavano la non presentazione della lista del PD, d'altra parte lo stesso Movimento 5 Stelle, Avezzano, non si è presentato, nonostante sia seconda forza politica alle ultime europee. E invece noi siamo passati da due candidati a 24, la quasi totalità non iscritti allora al PD, si sono candidati, ci hanno messo la faccia, hanno fatto una campagna elettorale bellissima, siamo stati l'ossatura di una coalizione alla quale rimaniamo leali. Bene, questo processo di rigenerazione e rinnovamento ci ha portato a un risultato che non si discosta da quello delle ultime, perché? Perché alle elezioni comunali, come si sa notoriamente, a Avezzano ad esempio ci sono 23-24 liste, c'è una frammentazione, ci sono molti gruppi civici, anche chi ha un'appartenenza politica può decidere di votare un parente o un amico che ha una lista civica che magari è apparentata con quella di un partito, fa parte della stessa coalizione. A Avezzano oggi Salvini può perdere, nonostante proprio l'anno scorso tutte le destre insieme superavano il 65%. Ora, tutte queste notizie, ripeto, erano già note, bastava solo leggere i giornali. E paragonare il voto del PD alle elezioni della Toscana con quelle elezioni comunali è quantomeno improprio. D'altra parte, il suo e mio amico, suo di Luciani, Luigi Febbo, a Chieti, è un dirigente del Partito Democratico, ma ha animato la lista Chieti per Chieti. E allora almeno bisognerebbe sommare la lista del PD con la sua, ad esempio. Ma è una forzatura sciocca perché le elezioni comunali sono elezioni comunali. Ora, in queste elezioni si è votato in più di 60 comuni, 50 di questi in provincia dell'Aquila, io li ho girati in lungo e in largo. Luciani probabilmente, se voi gli fate questa domanda, non saprebbe dirvi 3 o 4 comuni in cui si è votato in provincia dell'Aquila, e comunque di nessuno saprebbe la storia politica, chi si candida e da dove vengono. E mi ricordo che quando lui si è candidato segretario regionale, voleva candidarsi da regionale, in realtà poi ha ritirato la sua candidatura, non per la telefonata di Zingaretti, ma perché in intere parti di territorio, per esempio queste che dimostra di non conoscere, non sapeva nemmeno come raccogliere le proprie firme per presentare
la propria candidatura. D'altra parte, se avesse proposto quella sua idea, era quella di una fusione tra Forza Italia, che è il partito da cui proviene, e Partito Democratico, chiamandolo Forza Democratica, che ha detto, cosa che ha detto in un'intervista al Centro, avrebbe riscosso un qualche risata, ma non tanti consensi. Comunque, ha deciso, dopo il congresso, non avendo preso l'UPA, di andare via dal PD. Noi in quest'anno abbiamo fatto un lavoro straordinario che tutti ci riconoscono, stiamo facendo e abbiamo fatto una bella campagna elettorale. Lui non ha fatto niente, né ha dato una mano, né ha fatto campagna elettorale, però si occupa di noi. Siccome di calcio ne capisce, da lì viene, se oggi gioca nella sua squadra, ha fondato un movimento, c'è un'associazione, non so bene, si occupi di quella, non parli del destino del partito che ha abbandonato. D'altra parte, lui comunque si dota a piene mani del contributo del Partito Democratico. I nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali gli danno una mano per risolvere i problemi amministrativi. Dovrebbe ricordare, anche se non li ringrazia, che sono lì perché ce li ha messi il Partito Democratico. Nel suo sproloquio su Facebook mette una foto con Paolo Gentiloni, che non conosce. Paolo Gentiloni è uno straordinario commissario europeo che si occupa delle cose proprio di cui avete parlato nel primo servizio, ma sta lì perché ce l'ha messo il Partito Democratico. Allora, quando ci siamo incrociati nella trasmissione televisiva in cui io ho poi parlato e ha detto cose che sostanzialmente adesso ho ripetuto con voi, lui stava dicendo, oltre alla solita solfa che non esiste più destra e sinistra, che in realtà in queste elezioni regionali in Italia non ha vinto il PD e Zingaretti, cosa che dicono tutti in Italia, tutti i mezzi di comunicazione, ma evidentemente ha ragione lui, ma hanno vinto le persone. Non è nemmeno coerente, perché non può dire quando si vince che vincono le persone e non i partiti, e quando a suo parere non ci sono giudizi lusinghieri da parte dell'elettorato è colpa dei partiti. Vi racconto un aneddoto e chiudo questo mondo alla rovescia che vede Luciani. Quando lui voleva candidarsi presidente della regione pensando di essere più forte Giovanni Legnini, ha confessato qual era la sua idea di lancio di campagna elettorale: voleva andare su un ponte e lanciarci giù con un bungee jumping. Ora, al di là della simpatia del gesto, per quanto singolare, io credo che lui sia politicamente e mentalmente rimasto un po' così, appeso a un elastico, a testa in giù, e barcolla qui e lì e guarda il mondo alla rovescia. Io gli voglio bene e gli consiglio di rimettersi in piedi e di guardare il mondo dritto. Segretario, prima di chiudere questo collegamento, però una battuta, lei l'ha accennato prima, ma io ci torno sul prossimo turno, la vogliamo fare, soprattutto in relazione al fatto che il PD a Chieti è in corsa nel ballottaggio e ad Avezzano è rimasto fuori dal ballottaggio, ma comunque sia potrebbe essere, diciamo, assieme alla coalizione di Babbo, un attore, diciamo, di questo ballottaggio nel caso di apparentamenti. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ci può dire sia per Chieti che per Avezzano? Allora, su Chieti voi sapete benissimo, perché osservate la realtà politica come meglio di noi, Chieti e Avezzano sono due città che storicamente per il loro radicamento non sono favorevoli al centro-sinistra. A Chieti tutti si aspettavano che Stefano vincesse al primo turno, non solo non vince, va sotto le sue liste, sta molto sotto le aspettative. Nessuno si aspettava che Ferrara andasse al secondo turno, non solo ci va, ma prende molti voti più della coalizione. Oggi, come riportano tutti i giornali e i mezzi di comunicazione, può dialogare con tutti quelli che sono rimasti esclusi dal secondo turno, mentre invece Di Stefano con nessuno. E questa è già una notizia eclatante per una città come Chieti, amministrata per tanti anni, tranne un'unica parentesi, da sempre dal centrodestra, dalle forze di centrodestra. A Avezzano c'era un'amministrazione in centrodestra guidata da un sindaco di Forza Italia, è caduta, c'è stato un lungo commissariamento, solo l'anno scorso il centrodestra aveva il 65% dei consensi, adesso Lega, solo la Lega aveva il 38% l'anno scorso, adesso Lega, Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo insieme prendono il 20%, vedremo se andrà al ballottaggio Genovesi, c'è un ricorso che abbiamo presentato noi, vedremo la fine del riconteggio, ma comunque il 20% a cui possiamo aggiungere il 16% della Taccone, che è la candidata di Forza Italia, insieme fa 36%, 65-36%. Chiaro che Gianni Di Pangrazio è stato sindaco del centro-sinistra 8 anni fa, 3 anni fa si è ricandidato sindaco e ha perso di centro-sinistra, adesso ha fatto un'altra scelta, al suo interno ci sono forze, diciamo, le più variegate, tutti i pezzi che erano dentro al PD si sono trasferiti, i candidati sono lì, hanno preso centinaia di preferenze, vedremo che cosa succederà fine del ricorso, che cosa dirà Di Pangrazio, che cosa dirà Genovesi. Di certo noi abbiamo partecipato a una bellissima esperienza con Mario Babbo, con Italia Viva, con Generazione Più, con le altre forze che sono civiche e che sono forze politiche del centro-sinistra. Spero che Avezzano possa, anche lì, una città che è stata storicamente
più orientata verso il centrodestra possa guardare alla realtà dei fatti. Genovesi è il candidato della Lega dell'Aquila, quindi sarebbe un sindaco, diciamo così, che prende le decisioni in altri luoghi, è un unicum storico per quella città. Sicuramente ci batteremo in questo ballottaggio, ma con il quadro che ho descritto, che è oggettivo, potete vedere che c'è uno spostamento enorme di forze. E questo significa che anche in queste elezioni, pur non favorevoli, perché erano solo due città sopra 15.000 abitanti e le caratteristiche che ho detto, anche in queste elezioni si è determinata la dinamica politica che c'è in tutta Italia e soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Il centrodestra si ritrae, il centrosinistra avanza, le forze civiche di centrosinistra e quelle politiche, il PD è perno, è dovunque, in tutti i comuni, in tantissimi comuni in cui si è votato sotto a 15.000 abitanti abbiamo riconfermato i sindaci o conquistato amministrazioni. Non ci nascondiamo anche i problemi, in alcuni abbiamo perso, nonostante ci siamo dovunque, che significa che siamo infrastruttura democratica, abbiamo perso dove siamo divisi, dove le polemiche come quelli che generano le persone come Luciani, che ancora magari sono rimaste nel PD, danno la nostra immagine all'esterno di un partito litigioso. Però stiamo superando anche questo limite in tante parti. Allora io auspico, per rispondere in definitiva alla sua domanda, che Ferrara possa raccogliere il consenso largo della città, perché è stato votato molto lui e oggi il ballottaggio è tra due persone, non tra le loro appartenenze, e io conto sul fatto che Avezzano la Lega possa, il centrodestra possa perdere, e questo naturalmente sarebbe una notizia incredibile in una tornata in cui in modo molto semplice il centrodestra avrebbe dovuto riconfermare queste due città e molte altre in giro. Evidentemente le divisioni e l'arretramento politico sono anche il frutto dell'insoddisfazione del governo della regione, oltre che della politica estremista di Salvini e della Meloni.